Una grata della ringhiera esterna e tre porte di cui una blindata. Questi sono gli ostacoli che hanno dovuto superare i banditi che nella notte tra sabato e domenica hanno portato via il tesoro di San Rocco. Oltre al valore effettivo, circa 30.000 euro, ad essere stato violato però è il sentimento di una comunità abituata sin dai tempi antichi a stringersi attorno al suo santo protettore. Offerte votive, ex voto e donazioni in oro, monili e gioielli, ma anche i calici e l'aureola del santo, tutto custodito nella cassaforte smurata e portata via dai banditi. A pubblicare la notizia sui social è stato l'attivissimo parroco monsignore della Chiesa di San Rocco, don Massimo D'Angelo, che questa mattina è andato dai Carabinieri per rappresentare la denuncia. Un colpo sicuramente da professionisti, ne è convinto anche il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente. Da come mi ha detto Don Massimo, hanno anche rapinato, portati via anche i computer, quindi anche se ci fosse stata delle registrazioni purtroppo saranno, cioè, scompariranno automaticamente. Ieri è stato un triste risveglio per la cittadinanza tutta, in primis per il parroco che ha appena scoperto il furto si è giustamente subito preoccupato a chiamare i carabinieri per effettuare i giusti rilievi, rilievi che mi auguro che portino un buon risultato perché certe azioni vanno punite. Toccare ciò che è disacro, toccare quello che... Tutti hanno donato col proprio amore, col proprio cuore a San Rocco, al nostro prando, Santo Protettore, vuol dire profanare veramente i nostri cuori, oltre che la nostra Chiesa. Quindi siamo veramente dolorati di questo e sono vicino a Don Massimo, come a tutte le comunità, augurandomi e augurandoci che questo non possa più succedere. Quindi ci sono cifre, saranno 20.000, 30.000, ma le cifre molto di più. Come dicevo prima, la cifra è la ferita che abbiamo, le ferite che ha lasciato questo furto. Quindi nessuna cifra può coprire questo, però faremo in modo che San Rocco in qualche modo abbia di nuovo quello che era suo, che sarà suo oltre che della cittadinanza. Ma io vorrei tanto che eh, questi buon chiamiamoli chiamiamolo così, un termine veramente buono, almeno quelle che sono le cose sacre, quelli che sono i calici, quelli che sono i riferimenti sacri, avessero la bontà di eh, in qualche modo farlo ricapitare qui nella Chiesa stessa, dalla, dalla grata, da dove sono entrati, dove hanno ben aperto furbamente in un punto particolare proprio davanti all'abitazione, quindi rischiando, ma loro sono capaci anche di questo e l'hanno dimostrato. Loro hanno preso una cassaforte del peso di circa un quintale, quindi a mio avviso erano in 4-5, non so, non pochi, e con un furgone o qualcos'altro, sono avvicinati lì proprio davanti alla grata e avranno caricato tutto, senz'altro è stato così.